Eccoci qui a parlare dei quarti di finale del torneo di calcio femminile alle Olimpiadi. Oggi, tra poco, toccherà invece ai maschi, domani invece toccherà alle femmine, naturalmente, per il torneo, diciamo, che conta molto, molto di più. I quarti di finale si giocheranno tutti in un solo giorno. E soprattutto domani ci sarà una cosa più importante, un avversario in più per tutte le giocatrici in campo, e sarà proprio il caldo che ha condizionato anche la terza e ultima giornata della prima fase. Il caldo sarà molto forte, soprattutto nelle due gare, naturalmente, del pomeriggio alle 15, che è anche un partitone Stati Uniti-Giappone. E alle 17, mentre influirà meno proprio per le gare delle 19 e delle 21. Prima naturalmente di iniziare, andiamo a vedere cosa dicono i bookmakers per quanto riguarda la vincente, perché adesso sono rimaste in 8. E abbiamo di nuovo la Spagna a 2,50 davanti al Team USA con 2,75, poi la Francia a 6, mentre calata di molto la Germania, che si è alzata molto la quota della Germania, che è andata a 12 insieme al Canada. Insomma, Germania e Canada addirittura si affronteranno insieme. Le Nade 5, il Giappone è andato a 16 insieme al Brasile. A 66 invece la Colombia. Queste sono le quote per la vincente, naturalmente, della medaglia d'oro. Abbiamo Brasile sul podio, sì 4 a 4, no a 1,20, quindi Brasile sul podio hanno poca fiducia Brasile sul podio, anche perché ricordo Marta salterà il quarto di finale. Canada sul podio, sì 2,50, no 1,47. Colombia sul podio, sì 9, no 1,02. Francia sul podio, sì 1,57, quindi la Francia è sicura, si vede sicura sul podio, no 2,25, comunque è vicina alla quota. Germania sul podio, sì 2,50, no 1,47. Giappone sul podio, sì 5, no 1,12, quindi anche il Giappone ha una quota alta, medio alta. Spagna sul podio, 1,25, sì, no 3,50. Stati Uniti sul podio, sì 1,50, no 2,40. Insomma, la Spagna è sicura comunque del podio e posso dire Francia e naturalmente Stati Uniti. Ecco, queste sono, diciamo, le squadre che vengono date più accreditate naturalmente al podio. Ma andiamo a presentare questi quarti di finale. Come ho detto, si inizia con un bellissimo big match Stati Uniti-Giappone, è la prova d'oro per il Nadia Sheik, ma anche la prova d'oro per il momento è Mahrez. Questa è la prova generale, dopo anche la prova di forza con la Germania. Stati Uniti-Giappone è stata la finale dei mondiali 2011-2015, è stata la finale anche di Londra 2012. A parte nel 2011 con la sconfitta ai rigori da parte di Team USA, gli Stati Uniti hanno sempre battuto il Giappone. Comunque io do comunque uno, ma non mi stupirebbe i tempi supplementari in questa gara, quindi do uno comunque agli Stati Uniti. Per me passano comunque gli Stati Uniti. Da parte delle Nade 5 vedremo Tanikawa dal primo minuto se farà veramente dei cambi in mago Futoshi Ikeda. Ci sono due la strella maga, la Emma Hayes e il mago Futoshi Ikeda, quindi vedremo chi veramente avrà la meglio. Si giocherà al Parco dei Principi di Parigi, che sarà naturalmente esaurito.
come si può vedere, come si è visto anche in tutto il torneo di calcio, il Parco dei Principi è sempre stato esaurito quando si gioca, si è visto anche in Brasile e Giappone. Ecco, quindi uno per Team USA. Andiamo a vedere naturalmente l'altro quarto di finale. Si va in campo alle 17, Spagna-Colombia. Direi uno secco qua, veramente la squadra di Tomé è nettamente superiore al Cafeteros. Vedremo se Linda Caicedo però si sbloccherà ancora. Non si è ancora mostrato, non ha segnato ancora un gol e forse potrebbe farlo proprio nella nazione dove gioca la Spagna, visto che è una delle stelle del Real Madrid. Comunque la squadra di Tomé è nettamente favorita e quindi do uno si giocherà allo stadio di Lione. Andiamo all'altro quarto di finale, Canada-Germania. Qui non mi stupirebbe l'impresa del Canada sulla naturale, perché veramente la Germania ha una difesa, diciamo, molto perforabile. L'abbiamo visto con Team USA, proprio dove è andata in difficoltà nelle aggressioni delle americane, e ne ha prese proprio quattro con lo Zambia, vabbè, si sapeva. Di Oost-Ugrish. Comunque io al Canada non mi stupirebbe che fare impresa, quindi dico uno qua, veramente si giocherà allo stadio di Marsiglia al Velodrome, insomma, però come per Stati Uniti Giappone, anche qua possibili tempi supplementari. Attenzione, dico anche un'altra cosa, rigori. Qua io dico qua rigori, veramente. Ultimo quarto, Francia-Brasile. E naturalmente senza Marta la partita la vedo nera per il Seleção. O la Seleção fa la Seleção o non ce n'è per nessuno, perché la Francia potrebbe anche vincere, posso anche dire di goleada, perché Katoto è in gran forma, la giocatrice PSG, ma si è visto anche Sandy Baltimore, Bachat, manca ancora il marchio di Geliolo, ma ragazzi, la squadra di Arda Reinhard nettamente ha un team veramente superiore a quello della Seleção. Brasile ha problemi, è inutile continuare, Brasile ha problemi, non è passato grazie soltanto alla vittoria, proprio è passato grazie a una differenza reti, diciamo, migliore a quella delle Matildas, meno 2, mentre le Matildas avevano meno 3. Insomma, naturalmente il Canada ha, la vittoria del Canada ha proprio eliminato le australiane. Inutile dire che la squadra di Arthur Elias veramente la vedo molto male. Poi senza la Stella Marta, che è stata protagonista degli unici due gol naturalmente della Seleção. Quindi io do qua uno secco, veramente, e sarà l'ennesima vittoria proprio del Le Bleu sulla Seleção. Brasile ha proprio veramente problemi e vedremo chi sostituirà Marta domani, veramente. Domani sera. Questa partita è facile che la seguo perché penso proprio di seguire Francia-Brasile. Purtroppo avrei voluto seguire anche Stati Uniti-Giappone, ma sono via. Vediamo se facciamo anche Canada-Germania, ma se no farò Francia-Brasile al 100%, questa sicuramente. Andiamo a vedere cosa ci dicono le scommesse naturalmente, quote calcio femminile, naturalmente Stati Uniti, Giappone, favorito Team USA, Dream Team con 1,72, l'IX 4,05, quindi tempi supplementari, a 5 invece la vittoria del Giappone. Comunque non è proprio così alta la quota del Giappone, beh, su Bet365.
mentre gli altri due sono su Las Vegas. Spagna-Colombia 1,30 su Bet365, abbiamo 5,50 su non so cosa, non lo conosco veramente, e addirittura 11 la quota della vittoria della Colombia, quindi veramente alla Spagna un quarto di finale, poi non dico una passeggiata perché non è mai una passeggiata, ma praticamente è l'unico quarto di finale a portata assolutamente. Canada-Germania, e qua le differenze sono poco, 3,20 l'1 per Canada, 3,55 l'X, 2,20 la vittoria della Germania, quindi siamo comunque lì, è favorita la Germania, ma attenti veramente. Il Canada non è dato alto veramente su Bet365. Il tanto qua, anzi, Goldbet, ecco, Goldbet, Grass, perché qua abbiamo la leggenda, ecco, quindi è Goldbet il dato, naturalmente questo, anche del pareggio, e su Bet365 non è comunque una quota, diciamo, per una vincente abbastanza alta, sinceramente, per la Germania. Andiamo a Francia-Brasile, qua quote veramente molto alte anche per il pareggio e per la vittoria del Brasile, senza anche Marta, su Las Vegas 4,10 la X, quindi supplementari, 4,60 la vittoria del Brasile, mentre 1,73 invece la vittoria della Francia, quindi Francia nettamente favorita, poi gioca in casa sarebbe clamoroso un KO incredibile contro la Seleção. Bene, quello che ho detto è tutto. Noi naturalmente ci vediamo domani sera per Francia-Brasile, molto probabile. Spero di fare un sacrificio per Stati Uniti-Giappone, perché sinceramente la partita migliore è Stati Uniti-Giappone, perché in questo momento per me, devo dire la verità, insieme, togliendo la Spagna campione del mondo, il Giappone per me è la squadra che ha mostrato anche il miglior gioco e sinceramente ha vinto anche di rimonta, quindi è una prova generale per tutte e due. Quindi veramente Stati Uniti-Giappone, devo dire la verità, questa è una gara comunque veramente da vedere. Ecco, ho detto tutto, buon divertimento semmai col torneo maschile, ci vediamo domani, domani sera sicuramente per Francia-Brasile e chissà se riesco con Stati Uniti-Giappone.